e lasciare ai cittadini casatesi, dopo la ipotetica mia amministrazione se dovessi vincere, un paese più salubre, con più parchi e molto molto più vivibile, e con all'interno una cittadinanza molto più attiva rispetto a quella che è oggi. Attiva si intende perché mi piacerebbe iniziare un percorso di bilancio partecipativo in cui una parte del bilancio viene messa a disposizione della cittadinanza con progetti della cittadinanza, a fare un question time in cui durante i consigli comunali si possa intervenire e aprire le commissioni, anche quelle consigliari. Io voglio che se vincerò aprirò tutte le commissioni consigliari, non ci possono essere commissioni consigliari chiuse se non quelle magari che per legge debbano essere, ma come in tutti gli altri comuni. Noi siamo l'unico comune che fa le commissioni consigliari chiuse, completamente chiuse. Quindi deve essere un paese di tutti. Io, se vincerò, sarò il sindaco di tutti, sarò con gli essere il braccio operativo interno alle istituzioni, ma i cittadini saranno i veri decisori. Grazie. Dalbiati? Ma credo che abbiamo già parlato abbastanza, come appello al voto mi conoscete, se volete votarmi io sarò quello che conoscete, punto, tutto qui. A me piace uno stile che è quello della prudenza, del rispetto e dell'ascolto, e quello che posso garantire è questa cosa che secondo me può ancora cercare di aiutare Casatenovo ad avere un clima favorevole a chi ha delle capacità di investimento, delle iniziative positive, no? E l'amministrazione deve fare anzitutto questo, non deve guidare, non deve decidere i processi, deve accompagnare chi ha voglia di sviluppo e su quello avere una capacità di grande investimento. Sì, purtroppo dobbiamo riprendere l'ultimo pezzo che ha fatto Filippo, perché comunque c'è questa insoddisfazione anche degli investitori, e qui chiudo, sul territorio di Casatenovo. Sulla nostra lista invece, io qui oggi voglio ringraziare pubblicamente tutti quanti hanno voluto me come candidato sindaco, voglio ringraziare tutti quelli che sono in lista per come si stanno impegnando allo spasimo, ma veramente lo spasimo, per portare avanti le nostre idee, portare avanti le idee dei cittadini, e quindi già questo è un grandissimo risultato. Abbiamo voluto comporre una squadra composta da ben 9 uomini e 7 donne, quindi anche l'aspetto femminile, le conoscenze, le professionalità sono fuori discussione. Leggendo il nostro programma, vedendo l'elenco dei nostri candidati, sicuramente siete fatti un'idea della composizione veramente molto professionale di questa lista. Il nostro motto è stato quello di dire diamo una svolta, siamo su Facebook, siamo sui social e stiamo cercando proprio di portare avanti questo, un cambiamento a fronte di una situazione di stallo, di immobilismo. Questo è il nostro discorso, questo è il nostro messaggio che abbiamo raccolto dai cittadini e che portiamo avanti. Quindi a chi vorrà affidare il voto a noi, sappia che in questo momento abbiamo delle persone che sicuramente sono capaci di dare questa svolta, perché veramente non si può dire che Casatenovo non abbia bisogno di questa svolta.